C'è una votazione, ma naturalmente se qualche consigliere volesse chiedere degli approfondimenti può intervenire. Niccolò Pesci. Giusto un'informazione tecnica e vorrei sapere quando è previsto che questo incarico venga, entro quando venga espletato? Fondamentalmente, cioè quindi quando si potranno avere i primi risultati di questo incarico ed eventualmente se, ma immagino che non ci sia bisogno di dirlo, se i consiglieri ne vengano messi a conoscenza non appena giunti, insomma. Non c'è un termine preciso perché non l'abbiamo dato ai tecnici anche perché loro non l'avrebbero accettato. È già un po' che stanno lavorando, quindi credo che i tempi siano abbastanza brevi. Noi abbiamo già un parere di un legale amministrativista e civilista. Quando avremo anche questo parere, l'ufficio tecnico è già stato incaricato di mettere insieme i vari tasselli e quindi poi sarà comunicato tutto e vedremo se e quali iniziative prendere. Claudia Grandi. Grazie. Io volevo capire se questa vicenda della CPL, della Vignola Energia, influisce o cambia qualcosa rispetto invece al riscaldamento degli edifici che l'anno scorso sono stati riscaldati con il nostro termovalorizzatore, con la CPL e tutto il resto. Quindi volevo capire come per questo inverno si procederà, e questa cosa mi preoccupa soprattutto pensando alle scuole, e insomma quali sono eventualmente le prospettive future. No, non ci sono problemi, tutto continuerà a essere regolarmente in essere. Anche se Vignola Energia dovesse essere interdetta in modo espresso, gli amministratori attuali verrebbero sostituiti da commissari che hanno il compito di continuare nella gestione. Ci sono poi dei problemi contrattuali con Vignola Energia e la provincia, perché anche la provincia è interessata per il riscaldamento delle scuole superiori, ma questo non provoca e non provocherà un'interruzione del riscaldamento negli edifici pubblici. Speriamo di arrivare a un contratto decente, perché nessuno vuole non farlo, perché poi l'impianto c'è già, quindi che faccia però piazza pulita di certe situazioni che secondo noi non sono chiare, non sono neanche convenienti per il comune. Se non ci sono altre richieste di chiarimento, possiamo passare al punto successivo, che riguarda la ratifica delle delibere alle delibere di giunta comunale numero 109 del 5-8 del 2015 e numero 116 dell'8-9 2015. Le illustrerà sempre Simone Pelloni. Grazie. Allora, la prima è praticamente legata al progetto, la copertura finanziaria al progetto, il cosiddetto progetto di Aminerva. Parliamo di 20.000 euro che sono stati messi nel capitolo interventi per investimenti in campo ambientale. Quindi adesso sappiamo, abbiamo visto una bozza preliminare da parte dell'assessore Ricchi che sta lavorando a questo progetto, non c'è ancora un progetto definitivo ultimato, però qualcuno sicuramente ha già visto che sono state già iniziate le piazzole vicino alle scuole dove verranno installate alcune macchine di raccolta del PET per poi il PET che viene raccolto e i finanziamenti vanno alle scuole. Questo è molto sinteticamente quello che è
Molto, insomma, l'ho riassunto in maniera molto sintetica e molto banale. Ovviamente un progetto educativo, ambientale, di una portata un po' più ampia. Il comune di Savignano è da un po' di anni che sta, credo dal 2010 o 2011, che aderisce a questo progetto. Appunto, credo che abbia una collaborazione con la cooperativa Il Germonio, che serve Savignano sul Panaro, e quindi le spese più grosse ovviamente saranno l'acquisto o il barra noleggio delle, appunto, macchinette della raccolta e stipaggio del PET. Ecco, questo quindi è una manovra economica, ovviamente, per trovare copertura a un progetto che era scritto nel programma amministrativo dell'elezione del sindaco e si è accelerato in vista della partenza dell'anno scolastico, appunto 2015-2016. L'altra variazione è la variazione numero 5. Invece riguarda cose diverse fra loro, appunto perché riguardano conto capitale e spesa corrente, e sono degli aggiustamenti per, ovviamente, in corso d'anno, siamo verso fine anno. Una delle variazioni più importanti è stata quella di luglio, e questi sono, diciamo, degli aggiustamenti per spostare, ovviamente, nei capitoli dove è rimasto qualcosa verso magari qualche capitolo dove vi è più, secondo la Giunta e con la ratifica del Consiglio, dove vi è più bisogno. Parliamo innanzitutto dell'edificio della LAG, per la messa in sicurezza dell'edificio della LAG. Questo è si è cercato di, appunto, trovare copertura, invece, perché era coperto da proventi di alienazioni. Ad oggi alienazioni importanti non ce ne sono state, quindi si doveva trovare una copertura diversa, ovviamente certa, per finanziare la spesa della LAG. E sempre in conto capitale vengono messi a disposizione, quindi senza modifica del piano delle opere, la rimozione della copertura nell'ex mercato ortofrutticolo, dell'amianto nell'ex mercato ortofrutticolo. Quindi anche qua adesso nel dettaglio c'è presente anche l'assessore Rubiani, e quindi eventualmente per chiarimenti, e quindi parliamo di 70.000 euro. E una piccola variazione di spesa corrente di 4.500 euro, assicurazione contro incendi, furti e responsabilità civile verso terzi. Rimango a disposizione per chiarimenti. C'è qualche consigliere che chiede degli approfondimenti? Va bene, se allora se non ci sono approfondimenti, metto ai voti il punto 6. Quest'estate io ho aggiunto gli occhiali, e quindi ogni tanto mi devo ricordare di me. Ho aggiunto gli occhiali. Quindi punto 6. Ratifica le delibere di giunta comunale numero 109 del 5/8/2015 e 116 dell'8/9/2015. Favorevoli? Astenuti? Contrari? 4. Bene, passiamo al punto 7, che riguarda il servizio di tesoreria comunale per il periodo dall'1/1/2016 al 31/12/2020, rispetto all'approvazione di uno schema di convenzione di tesoreria. Ne parla, do la parola intanto al segretario. Sì, si tratta di
Il servizio di tesoreria che consiste in un complesso di operazioni finanziarie legate appunto all'attività finanziaria del comune e quindi alla riscossione delle entrate e l'effettuazione delle spese. Per questo servizio il comune si avvale di un istituto di credito, il precedente affidamento scade alla fine di quest'anno, quindi si rende necessario individuare un nuovo tesoriere. L'atto che siete chiamati ad approvare questa sera prevede un nuovo affidamento per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31/12/2019. Si approva uno schema di convenzione e poi il dirigente, diciamo, con l'approvazione questa sera di quest'atto, approverà gli atti di gara per individuare appunto l'affidatario di questo servizio. Diciamo che con il regime di tesoreria unica le condizioni più significative derivanti dalle esigenze di cassa e quindi dagli interessi che il Comune poteva in qualche modo spuntare rispetto a una gara di questo tipo sono vanificate, perché è tutto da qualche anno in tesoreria unica. Doveva scadere questo regime alla fine del 2014, è stato prorogato fino al 2017, quindi contiamo di spuntare delle condizioni vantaggiose. In particolare la convenzione prevede anche che chi partecipa alla gara debba anche fare un'offerta su contributi per attività istituzionali dell'ente, quindi direi che poi evidentemente ci sono i soliti costi che le banche addebitano ai clienti e quindi in questo caso anche al Comune, che sono dettagliatamente le singole voci appunto delle prestazioni dettagliatamente indicate nella convenzione che è stata d'altra parte presentata già nella competente commissione consiliare. Grazie segretario. Ci sono degli interventi a proposito? Stasera siamo celerissimi o stiamo aspettando i punti successivi? Allora, quindi c'è l'immediata eseguibilità? Allora dobbiamo fare due votazioni. Il punto 7, servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, approvazione schema di convenzione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Unanimità. Immediata eseguibilità? Favorevoli? Astenuti? Contrari? Unanimità anche sull'immediata eseguibilità. Passiamo al punto successivo, l'ordine del giorno pervenuto dal gruppo consigliare Vignola Cambio ad oggetto emergenze migranti. Chi lo presenta? Stefania Montaguti. Buonasera a tutti. Allora, Vignola Cambio ha presentato questo ordine del giorno perché ci sembra umanamente doveroso, in quanto rappresentanti politici, richiamare l'attenzione di Consiglio, Sindaco e Giunta sull'emergenza migranti, un tema importante e delicato. L'Europa ha affrontato e sta affrontando una crisi di rifugiati mai vista dopo la Seconda Guerra Mondiale. La settimana scorsa è stato presentato a Parigi il documento predisposto dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulle prospettive migratorie, nel quale si segnala che la crisi senza precedenti durerà, ma che l'Europa ha la capacità e l'esperienza di farvi fronte. L'ondata migratoria rappresenta una crisi umanitaria con un costo umano spaventoso e inaccettabile, che nel solo 2015 potrebbe portare a 1 milione di richieste di asilo nell'Unione Europea. Una stima di 350-400.000 persone otterrà certamente lo status di rifugiato o simile. Si tratta di una cifra superiore a qualsiasi altra crisi dei rifugiati dalla Seconda Guerra Mondiale. L'OCSE afferma che in questo contesto è necessaria una strategia politica globale con strumenti di lungo termine.
Per quanto riguarda il nostro Paese, però, la crisi del lavoro ha avuto diversi effetti. Il rapporto sottolinea infatti che il peso della recessione ha condizionato l'immigrazione legata al lavoro. In ogni caso, aggiunge l'organizzazione, il nostro Paese resta fra le mete principali. In Italia nel 2014 il numero degli immigrati regolari accolti è sceso del 9% rispetto all'anno precedente, scendendo a 245.800 unità, un dato che conferma un trend in atto negli ultimi anni, che vede rispetto alle 571.900 unità del 2007 un calo di ben il 57%. Sempre la settimana scorsa è stato presentato nella sede romana dell'ANCI il rapporto sulla protezione internazionale in Italia, in cui si parla di circa 2.900 persone che hanno perso la vita tentando di attraversare il Mediterraneo. A queste vite vanno sommate quelle dei viaggi via terra, finora oltre 200 persone morte per asfissia, stipate nei camion o travolte lungo le strade o le ferrovie. Ciò premesso, si impegnano il sindaco e la giunta a mettere in campo tutte le azioni di accoglienza possibili nei limiti delle potenzialità del territorio, a farsi promotori della diffusione di uno spirito di accoglienza solidaristica in tutti i territori dell'Unione, a controllare e monitorare i servizi e le attività di accoglienza sul territorio e a farsi promotori anche a livello nazionale di azioni di accoglienza e salvaguardia della dignità dei migranti.